sicuro è una partita a trappola. Siete testimoni voi, testimoni della piazza durante questa settimana. Si è parlato di tutto, di tutti, dei punti che abbiamo perso, di Zino che dovrà venire, di Cameron Moore, di tutto, dei tweet, tranne che dobbiamo giocare contro un problema. Onestamente non credo che la nostra preoccupazione è giocare la partita di domenica, che è una partita che può, innanzitutto è importante, perché da comunque che si guardi in avanti o si guardi indietro dobbiamo vincere, perché se si guarda indietro dobbiamo matematicamente chiudere il discorso della salvezza, se si guarda in avanti perdere in casa vuol dire quasi di me pensare o perdere un'opportunità per pensare di guadagnarsi il posto. Ed è una partita trappola, come diceva Marco, perché è una delle poche partite dove avremo la pressione dei favoriti. Quindi in questo senso è una partita da un punto di vista mentale estremamente delicata. Mi auguro che tutti, a cominciare dai miei giocatori, sappiano che domenica non è una partita di esibizione dei forti contro i deboli, ma una partita da vincere, e quindi che si viva la stessa atmosfera di aiuto o di tensione positiva che si è vissuta nelle ultime partite che abbiamo avuto modo di giocare con la maggiore. E quindi vi invito anche ad essere numerosi, non è solamente per fare cassetta pensando di non fare un buon incasso, no? Ma soprattutto perché la squadra ha bisogno e avrà da affrontare i suoi problemi sul campo. Perché questi di Montegranaro, una cosa è certa, potranno avere tutti i problemi del mondo, potranno sia tecnici, societari, economici, però la partita non la vengono a vedere, ma è la partita la vogliono giocare. L'uomo in più è Recalcati, come? L'uomo in più della sua è Recalcati. Beh, ci mancherebbe altro, ma sicuramente dobbiamo farlo, ma insomma, Recalcati non è già lui. Le medaglie olimpiche, il giocatore, da allenatore, ah, del team. Gestire una squadra in questa situazione non è... Per lui sicuramente è capace allo stesso tempo di sferzare l'ambiente con dichiarazioni anche forti, però comunque di unire gli sforzi di questi ragazzi che magari potevano anche sentirsi abbandonati da tutto e da tutti, per scendere in campo con dignità. Poi il resto fa parte delle regole del gioco, nel senso che sicuramente la partita di Varese va del merito a Montegranaro, ma va anche del demerito a Varese. Però come vi dicevo prima, una cosa è certa, Montegranaro non viene qui per non giocare la partita. Noi dobbiamo giocare la partita. E la cosa che deve essere chiaro è che non è una partita di esibizione, non è uno scrimmage. Una partita che dobbiamo assolutamente vincere, e quindi l'ambiente deve avere questa tensione. Poi c'è il clima, il sole, la primavera, tutti i piccoli annunci e scoop che abbiamo fatto durante la settimana sicuramente hanno fatto sì che questa partita, la PIL di Montegranaro e tutte le cronache che vengono da quelle parti fa sì che la partita non abbia molto da dire, invece non è assolutamente. Quindi prima di vincere questa partita sul campo bisogna vincerla mentalmente, ci stai dicendo? Io penso di sì. Per noi, in tutte le partite che abbiamo giocato fino a sino ad ora, è la prima volta che siamo i favoriti, penso. Mi sembra anche sciocco dire che non è così. Giochiamo in casa. E questi qui hanno perso i pezzi per strada, però
dobbiamo avere nell'approccio, perché questo credo che sia la chiave della partita, l'assoluto rispetto di chi abbiamo difeso. Perché questa squadra qui, come è stata per alcuni versi Caserta l'anno scorso, è sempre scesa in campo con dignità. E questa dignità di queste ragazze qui li ha portati ad avere una soddisfazione o comunque a prendere un risultato che la scorsa settimana nessuno avrebbe pensato. Quindi noi... Come è passato lo scorso anno con Cantù. Esattamente. Quindi alla fine, anzi, la partita si vince prima entrando in campo sapendo che sarà una partita da giocare, come è stata con Berlino, come è stata Gemini, come tutte le ultime che abbiamo giocato, noi e anche chi ci viene a vedere. Perché è una partita che se vogliamo finire con come siamo messi oggi, con molta ambizione e soddisfazione della stagione, da questa stagione qui non possiamo permetterci di lasciare. Il tuo timore è per l'ambiente o hai avuto qualche segno? Il tuo timore di questa rilassatezza lo hai visto per l'ambiente o l'hai visto qualcosa? L'ambiente, al di là delle cose che hanno parlato Carlo e Marco, che onestamente mi... Capisco che bisogna fare la notizia e si vive anche di questo, però siamo nel cammino, a bocce ferme ci stanno bene anche gli scoop, invece quando si marcia sulla stessa strada, se vogliamo bene la Juve e Caserta dovremmo avere delle priorità. Questa settimana ci sono state alcune cose che non mi sono state piaciute, lo dico onestamente. Ma non perché non dovete fare il vostro lavoro, perché secondo me sono state storie. E chiaramente questo dà il senso che probabilmente i prossimi avversari non sono così tenuti. La squadra ha vissuto, come ovvio, un momento anche di flessione dopo due partite ad alta tensione. È normale che la squadra, soprattutto uscite un po' anche scottati dalla violenza della partita di Rimini, ci possa essere. E i toni dei Twitter mi danno una missione, non tanto della risposta, che mi sembra quello che abbia detto Marco sia sufficiente, però ti dà la dimensione, ti dà la misura di come i giocatori hanno vissuto. Infatti io così permetti, con la voglia di... Cioè, i primi a essere arrabbiati... Perché i primi a essere arrabbiati, e magari nel modo specifico come Jeff, che possiamo dire che sbaglia, ma non è un dei che non si risparmia nulla, magari si è sentito chiamato in causa di non essere riuscito a portare avanti, a portare a concretizzare una vittoria che per tre quarti sembrava potesse essere nostra. Quindi. E questo... naturalmente ti dà un po' una misura della temperatura, per cui dopo questi eccessi ci sono anche le curve davanti, però speriamo di preparare la partita di sabato con l'energia giusta. Fisicamente come stanno i giocatori? Vitali stamattina aveva 10 rotte sul collo? Abbastanza normale. Stato peggio sicuro. È stato peggio, sicuro. No, è brutto dirlo. Cominciano, acciacchi ci sono, però insomma, abbiamo una settimana per smaltire tutti gli acciacchi, non abbiamo nessuna criticità, sono tutte cose di